amici, benvenuti in questo nuovo video. Più esattamente in questo momento mi trovo a Caserta e oggi, come avete letto dal titolo, andiamo a provare un ristorante con 2 stelle Michelin, Cresios, che si trova a Telese in provincia di Benevento. E voi non avete idea quanto sia incredibile questo ristorante. Sarà una cosa come 2 anni che voglio andarci, da quando vidi su YouTube il video dello chef Giuseppe Iannotti che cucinava appunto gli suoi spaghetti allo scoglio con 50 pesci dentro, che appunto li serve al ristorante Cresios, e spero che oggi potremo andare a assaggiarli. Sarà un'esperienza fighissima, ma anche molto costosa questa. Per continuare la nostra serie dei ristoranti stellati, abbiamo provato quello con 1 stella, adesso si va con 2. Sono sveglio alle 4:45 del mattino, non potete capire la fame che ho. E durante questi viaggi i snack proteici My Protein sono la salvezza. Trovate il link in descrizione del sito, il codice Francesco Zini. Brownie al cioccolato bianco, ormai lo sapete, sono leggendari. Neanche il ristorante stellato potrà batterli. Arrivati a Telese. Telese è una cittadina di circa 7.000 abitanti che venne fondata a partire dal III secolo a.C. di origine romana sotto il nome di Telesia, che poi venne rasa al suolo dal terremoto che si verificò nel 1349 a.C. Terremoto che però fece affiorare le acque termali che resero possibili la realizzazione delle terme di Telese. Telese terme. Non so se queste sono le acque che vanno alle terme, non lo so. Odore di zolfo arriva. Cresios, che si trova a circa 3 km da Telese, io ovviamente mi sposto con i mezzi, non c'è nessun mezzo che porta da Cresios, perciò ci facciamo una bella camminata di 40 minuti, però partiamo alle 12, cioè adesso io non so che fare per un'ora. Esploriamo Telese. C'è una banda dei ragazzi dietro di me che penso mi abbiano riconosciuto. Che bello essere fermato pure a Telese Cerreto, un paesello di 7.000 abitanti in provincia di Benevento. Cioè, è assurda questa cosa, non tanto per il fatto, sai, è famoso e conosciuto, ma per il fatto che ogni volta che mi sposto in giro per l'Italia c'è sempre almeno una persona che mi ferma e mi fa sentire a casa, come se fossi la mia città e mi conoscessero. Bellissimo. Comunque ho percorso tutto il viale e sono arrivato fino all'ingresso delle terme. E che il cammino abbia inizio. Questi qui sono i resti della vecchia cattedrale di Telese, episcopia risalente al 1000. Hai visto camminando fino a Cresios cosa si trova? E amici miei, eccoci arrivati da Cresios. Là c'è un formicone enorme e qui ci sono 2 stelle Michelin. Ci tenevo a far notare l'outfit super mega elegante con la felpa del canale. Aggiungerei anche leggermente sudata, ma alla fine mi sono fatto grosseto Cresios in una mattina, quindi ci sta. Non penso di aver mai suonato un campanello per andare a mangiare in un ristorante. Buongiorno. Salve, buongiorno. Ho una prenotazione per l'una a nome Francesco Zini. L'apro. Grazie. Sono venuto un po' prima, se ho un problema posso metterlo anche qui fuori. Alfredo Montolivo. Piacere. Prego, si accomodi. Grazie mille. Prego, un piacere. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questa praticamente è la parte, diciamo, un po' più storica di Cresios. Dov'è? Ok. La cantina era effettivamente parte della struttura che poi è stata innovata, okay. Qui sotto invece abbiamo quello che è il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, chiaramente la produzione di quello che poi è tutto il menu. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, questa è la parte, diciamo, nata. Eccoci qua. Grazie mille. Buongiorno. Check del bagno prima di iniziare. Qui voti alti, cioè c'è il pulisci scarpe. Nuovo. Cesso. Carino, dai. No, cosa fa? Non è un allarme, vero? Il sapone ti fa lo scrub alle mani. Direi che adesso possiamo anche iniziare. Fermi. Check della felpa. C'è stato un piccolo inizio. Sono dei grissini, allora extravergine di oliva di Arena. E poi il tarallo dell'esino, insomma, tipicità del nostro territorio. Oh, allora, Cresios, sono entrato qui in sala, mi hanno fatto fare un tour della cantina. Inizialmente questo qui era, diciamo, la zona dove c'erano un sacco di vigne, quindi erano dei poderi, delle cantine dove veniva prodotto specialmente il vino, e adesso è stato trasformato in un ristorante, appunto Cresios. Ristorante che vedremo che è molto particolare. Iniziamo subito con questi grissini e taralli come entrate di benvenuto. C'è il logo che è questa formica. Allora, io non so molto di questo ristorante, sono sincero, voglio scoprirlo chiedendolo magari ai camerieri, a chi è qui, insomma. E poi c'è Peppa Pig, la cucina che mi guarda. Voglio scoprire piano piano, però ci sarà da divertirsi. Iniziamo subito con questi grissini molto strani, sembrano quasi degli spaghetti, molto delicati, leggermente salati. Sono così fini che non li senti.
sembra veramente di mangiare uno spaghetto. E una domanda, perché la formica e poi perché ci sono questi personaggi? Allora, il personaggio in cucina è opera di chef, no? Ok. Regali per i figli, non hai portato ai figli praticamente. Ok. Invece la formichina era un modo per avere un centro tavola non invasivo, ma soprattutto inusuale, poi ci piaceva proprio la simbologia. Ok. Perché l'ho rivista anche fuori sulla parete. Fuori, poi, sì, è stata, quella è un'opera di un artista di Firenze. Ah, io studio a Firenze. Opere, esatto. Questi chef, come dire, si divertono a comporre anche i fiori. Partiamo proprio con questo. È un fiore composto da vari vegetali fermentati. Il primo è il daikon, questa rapa giapponese, sopra dall'alga uomo, insomma il cetriolo interno e esterno. È come un fiore, si mangia dal supporto, tenendolo dallo stelo. Sciogliamo il nodo ai tarallini e dai, eh? Leggermente più buoni dei taralli delle macchinette questi, eh? E si continua con lui perciò. Mo, un'esplosione di sapori super fresco, grazie. Ho lasciato il pollo arrosto, la nostra idea ci piace ricordare la parte croccante. Serviamo una chips di pelle, aromatizzata ed essiccata. Bellissimo, questa cosa è fantastica. Sa un botto di pollo arrosto. Sembra un po' un'ostia di pollo. Comunque ho scelto il menù Mr. Brown, che è composto da due gruppi di portate. Uno che si mangia con le mani e uno con le posate. E adesso si gode. Come dire, insieme al pollo non mancano mai le patate, quindi eccole qui ad accompagnare. Questa è un'idea. La patata arrosto perfetta. La componiamo croccante esternamente, all'interno sfuma di patate arrosto. Sale un profumo come se ci fosse una tegamata intera di patate arrosto. È pazzesco. L'interno è super cremoso. Questo invece è un tagliolino di zucchina con tartufo nero, in sfere. Consiglio un sorboccone. Ok, perfetto. Prego. Grazie. Ora io vi direi anche buon appetito a tutti a questo punto, ragazzi. Un po' di freschezza che proprio ti ripulisce la bocca, questo. Molto molto bene. Questo piccolo quadretto invece è un cracker ai semi con sopra burro alle alghe, decorato con una piccola alghetta, un po' di fiorellino e poi plankton marino. Sembra un diorama di un acquario. Prima la botta di sapore di mare, poi la freschezza del formaggio e dopo si richiude con il sapore di mare però più delicato. Ho perso il conto delle portate comunque. Come dire, il sushi non può mancare, solo che ci piace usare del melone al posto del riso, nella parte sottostante, sopra invece scombro. Non so se hai iniziato effettivamente il menù o tutti questi sono in tre, però sono tipo le lasagne di appena un po' di Rick e Morty. Mangia le lasagne testine di c***ino. Bellissimi, sono bellissimi, questo nulla da ridire. Tutto curato nel minimo dettaglio, composizioni bellissime. Qui, cioè, sapore dello sgombro, il dolce, il fresco del melone, diventa tutto acqua, è fantastico. Quando non bastano i piatti, insomma. Ok, esatto. Nuovo al tartufo bianco d'alba. Bello. Andremo a sciotto anche qui, okay. Ci piove effetto tempura, quindi croccante stranamente, okay. Si va a creare la stessa consistenza dell'uovo. Ah, questo qui lo vedevo sempre sui TikTok, questo ramoscello con questo nido. Non ho esattamente capito cosa ci sia dentro, però so che è croccante, questo l'ho sentito. È come se ti mettessi in bocca un uovo di quaglia, tipo, e lo mordi. Cioè, senti l'albume cremoso in bocca. Invece ho servito la melanzana. Prima fritta, poi marinata, sopra miso bianco, lampone, pesto in polvere. Oddio, è tutta viscidina. Un po' strana questa. Amarognola, viscida, non lo so, questa non mi fa impazzire la consistenza, il sapore. Spiedino di maialino arrosto qui invece, con sopra senape di Digione e petali di rosa essiccati. Sapore super deciso della senape, arriva il grassettino del maiale, si lubrifica la bocca. Questo caso accompagna l'ultimo della serie degli snack, è un'ispirazione al classico Raffaello della Ferrer. Mi piace concorrerlo col foie gras, quindi non c'ho al centro, che poi il cocco, come il classico. Spettacolare tutti gli impiattamenti con questi piatti veramente inusuali e poi accompagnati anche da Peppa Pig. Che vi devo dire? Cioè, ci sta bene, non è una cosa messa così pacchiana a caso. E adesso si va con questo qui, l'ultimo degli snack. Oddio, è stranissimo perché all'esterno c'è il cocco, all'interno la nocciola. Hai l'aspettativa, visto che assomiglia a un raffaello, che sia dolce, mentre dentro c'è il foie gras. Ti fa esplodere la testa questo. Non c'è più connessione fra mente e bocca. Invece
facciamo un piccolo break dagli snack alla merenda, proprio come si fa qui da noi, col pane e pomodoro. E insomma, solo che è ripieno della conserva secca che c'è, che si fa d'estate qui da noi, quindi questa passata la passata al sole di agosto ad essiccare. E quindi risulta un sapore un po' più sapido, più salato. Questo? Lo usa per pulirsi, insomma, dato che userà le mani. Mo' il pane è caldo, godo tantissimo. Oh, che profumo! Eccolo! Ecco, io questa qui la voglio tutte le mattine. Non so se ce ne rendiamo conto. Oh mio Dio! Sembra di buttare la testa dentro il forno di un panettiere. È semplicemente pane, ma è fantastico. Proviamolo anche con il pomodoro. Sembra una sorta di concentrato di pomodoro, però al cubo. Questo qui è veramente un'esperienza. Non è un pranzo, non è un pasto, è quasi un gioco. Esplosione di pomodoro. Cioè, mangiare così con le mani, ti costruisci dei piatti con ingredienti premium, è spettacolare. Fun fact, io pensavo che questo asciugamanino qui servisse per asciugarsi il sudore da quanto eri eccitato dopo aver mangiato, però è solamente per pulirsi. E ancora bisogna iniziare con i piatti da mangiare con le posate. Molto molto bene, molto molto molto, direi. Alla faccia di quelli che dicono che ai ristoranti stellati non si mangia niente, non si esce sazi. Ti è, ti portano una pagnotta intera. Mi sa che questo pane non potrò rifarlo a casa perché viene fatto con un lievito madre che viene rigenerato da 10 anni. Poi farina tipo 1, tipo 2 e poi lievitato 48 ore. Adesso curioso, what's next? What's next? A cosa serve questo cucchiaino dorato? Bene, ci sono anche le posate, fortunatamente. Il primo piatto lo componiamo con ceci e ricci. Ceci in due consistenze, la crema chiara a sinistra e poi il fondo che fa sorreggere il riccio di mare. Tutto insieme col cucchiaio. Mi ha detto anche questo di sciottarlo, eh? Botta di mare assoluta con il riccio. I ceci non si sentono neanche tanto. Sento solamente la consistenza del cecio. Ho appena fatto un tuffo in mare. Invece sul vinile bianco di Pietzuffan serviamo rana pescatrice. Crema di prugna fermentata e due contini all'estremità e poi questa polverina, polvere di aglio nero, soprattutto per il profumo che sente. Non so se vi potete rendere conto del profumo che arriva da questo piatto, è incredibile l'aglio nero, non l'avevo mai trovato a giro. Sono dipendente da questo profumo, quando me l'ha messo sotto il naso sembravo tipo un gatto che viene portato per la prima volta in giardino. In bocca quell'odore, quel profumo svanisce. Sa un sacco di brace. Non avevo mai mangiato in tutta la mia vita rana pescatrice. È super polposo, sapore molto delicato. Questo qui è veramente pazzesco. Dove la vendo la rana pescatrice? Comunque tipo al nido di uccelli ho perso il conto delle portate. Se voi lo state tenendo alla fine del video scrivetelo nei commenti. Li stanno portando a mitraglietta, sembra tipo mia nonna quando andavo a mangiare da lei che mi faceva mangiare le lasagne e poi subito dopo la carne perché poi devo andare in piscina alle 2:30. Come un coniglio di ischitano qui invece, un pezzo di coniglio raccato in salsa piccante. Sopra lasciamo un friarino napoletano al chile. Okay. Un accompagnamento, una pera aromatizzata alla camomilla. Combinazione molto interessante, friariello e kimchi, che sarebbe questa sorta di condimento quasi coreano, fatto con moltissime salsine, cavolo, e quindi è molto saporito, viene fatto fermentare per diversi giorni per renderlo più saporito. C'è solamente un filo di piccante alla fine, per il resto è molto dolce. E adesso ripuliamoci la bocca con la peruzza. Fresca, leggermente dolce, però che non va, diciamo, a distogliere l'attenzione del palato troppo del salato, grazie alla camomilla. Non sto parlando col cervello, ma col palato in questo momento. Io penso che questi ristoranti stellati siano i posti dove c'è la più alta frequenza di grazie in assoluto. Grazie, grazie. Pesce San Pietro, insomma, del caviale e bornacca, usanza tipica francese, per l'appunto forse qui ci avviciniamo alla Francia. Ok. Sono un botto di pesce. Vabbè, è solo pesce. Porca vacca, salsina assurda. Che sarebbe panna, scalogno e vino bianco. È assurda, è dolcissima. Però con il caviale che ha quel tocco super salato si vanno a bilanciare benissimo. Qui ho lasciato della salsina, ho ancora del pane. La lasci qui? No. Qui non ci deve rimanere neanche una granellina di caviale. Alla base l'agnello di Casa Pastores, al centro lo shiitake invece, questo fungo dai sentori carnosi. Siamo in Giappone quindi, le due creme, poi
topinambur, quella chiara a sinistra e carciofo, il puntino verde. Bellissimo il piatto che va a formare uno smile che fa l'occhiolino. C'è la pelle esterna che è super croccante, saporita, mentre la carne è delicata, succosa, morbida. Proviamo con questo fungo. Il fungo che sa più di carne della carne stessa. Questo uncino però è un po' fastidioso, eh? Cremoso, croccante, soffice. Piatto perfetto. Se mi sta per arrivare quello che penso io, svengo veramente a questo punto. Il baguette basato sul pesce, però quanto pare non si vede. È tutto in questo brodo che cuoce per giorni con tante tipologie di pesce. Insomma, bellissimo. Poi diventa, dopo questa estrazione continua, diventa il fondo di cottura della pasta, a cui riesce anche a colorarla quando vai. Giusto un pizzico di pepe. Insomma. Bellissimo. Sono loro. Sono esattamente loro. Gli spaghetti allo scoglio con 50 pesci dentro. Questa qui per me è un'eccellenza della cucina e della scienza. E la cosa divertente di tutto questo è che io non ho mai mangiato gli spaghetti allo scoglio. Iniziare così penso non sia il modo più corretto per farlo. Oh mio Dio, arriva un profumo di pesce che non avete, non potete capire. Cioè questa è l'essenza di pesce. Ma veramente un buon appetito. Mi ha delle cazzi baffi questa roba. È una granata di pesce. Super saporito. Di solito quando cuoci gli spaghetti al dente li mangi e rimangono tutti i pezzettini in bocca. Questi qui invece vanno giù da Dio. La cottura perfetta è la pasta. Io vi consiglio veramente di spendere 10 minuti della vostra vita e andare a vedere su YouTube il video dove c'è la spiegazione di questa ricetta. È veramente incredibile. È pazzesco. Poi sono cremosi, ma basta, ma non parliamo di questo, cioè potete andare avanti fino a domani. Leggendari. Passiamo dal mare alla campagna con la faraona rossa. Oh. Esatto, è ripieno che si trova all'interno dei fagottini. 9 pezzi in un cucchiaio, una misura di 5 mm a pezzo, però vi assicuro che facendo un sol boccone si sentirà il gusto interno insieme al creme fraiche, cui condiamo poi il fondo di faraona. Ragazzi, questo menù non finisce più e questa cosa mi piace tantissimo. Wow. Non so come, è un'altra esplosione, cioè boom. Mai sentiti dei sapori così decisi e delicati allo stesso tempo? La leggendaria pastina al formaggino in un ristorante 2 stelle Michelin. Non so come definirlo questo se non genialità. Bellissimo, un viaggio nel tempo, nei sapori, nel modo di mangiare. Cioè da quanto è che non mangi una ciotolina in plastica con un cucchiaio di plastica? Ieri sera. Bellissimo, c'è Topolino sotto. Formaggino fatto con gli stessi ingredienti con cui viene fatta la mozzarella di bufala, mantecato, è bellissimo. Fa veramente impazzire il fatto che magari qui ci vengono a mangiare adulti, gente di 50, 60 anni, e li vedi mangiare la pastina col cucchiaino. Io ve l'avevo detto che in questo video ne avremmo viste le belle. E non è ancora finita. Eh sì, sto mangiando quello che mangi te. Lo so, mi guarda male, ma la vorrebbe la bambina pastinare il formaggino. Siamo al dessert con lici e violette. Sono 3 strati, con pollo, una ganache, un cioccolato bianco e violetta alla base, grattata checca di tonica e champagne al centro e poi spuma di lici a ricoprire un po' tutto e zucchero alla violetta a decorare dall'alto verso il basso. Perfetto. Così, le consistenze le assaggio insieme. Grazie. Primo dessert, non mi chiedete cosa ci sia dentro perché non ci ho capito niente a questo giro. La spuma all'esterno, dentro una sorta di sorbetto proprio per pulire la bocca. Quella bianca all'esterno è tutta una schiumettina. Sa di solero. Io parto dalla formichina, a me piace partire sempre da lì. Trasporto uno spicchio d'ananas allo zenzero. Passo a destra, cannelletti in bordeaux. Giando io alla bufala, nel pattino bianco, con carta colorabile a ricreare anche l'etichetta del 108. E macaron, caramello salato e pistacchio. Sul cubo invece c'è una raindrop e moscato. All'interno c'è un mirtillo. C'è una sorpresa invece all'interno dell'ego che non si vede, quindi va a cercare. All'interno del mango c'è un moce. Tarto citron, sullo stelo del bicchiere la tartelletta, quindi al limone. Poi la parte più buona del cornetto angelo, insomma. La punta col cioccolato. Sul sasso del cioccolato reato della provetta del kombucha. Una bevanda fermentata di origine orientale. Insieme alla rana, sicuramente che con freschezza, insomma. È un marshmallow limone frizzante, quindi ha un effetto digestivo. Consigliamo per ultimo. Ok. Perfetto, sì. Cosa importante, non va
preso con le mani, ma ha baciato sullo squarcio. Ah, ok. Tradizione cinese. Questa cosa della punta del cono è veramente leggendaria. Poi la rana che devi pomiciarci e mangiare quella cosa digestiva. Ok, direi di iniziare dal gianduiotto, vai. Gianduia, classico, cioccolato molto buono. Che poi in realtà a me i gianduiotti neanche piacciono. Andiamo con la formichettina. Per ripulire così la bocca. Macaron al caramello salato e pistacchio. Muo' il caramello salato. Che bontà. Andiamo con la gelatina. Lui. Interno soffice, sa un po' di mela. Punta del cornetto. Oh, è lei. Cioccolato fondente dentro. Lui mi ispira tantissimo. Se avessi la coda starei scodinzolando in questo momento. Ma è leggerissimo. È cioccolato puro, cioè è un tocco di cioccolato. Andiamo con questo mochi al tiramisù. Provete i kombucha. Sa di una tipologia di gelato. Ah, sa di caffè. E adesso la scena leggendaria, la limonata con la rana, con appunto il marshmallow al limone. Questa qui è proprio una tradizione, eh? Chiunque viene qui a fare il menù degustazione deve pomiciare la rana. Amici, è stata veramente una bellissima esperienza da Cresios. Evaporato in bocca e adesso il sapore di limone. Ah, adesso curioso di sapere il conto però. Conto finale, scrivetelo nei commenti prima. 3, 2, 1. 150. Porca vacca, è pochissimo. Ho mangiato veramente un botto. Il cibo era buonissimo. Piatti assurdi. E il servizio. 150 è veramente. Cioè, 2 stelle Michelin. Cresios. Amici miei. È tanta roba. Il ritorno me lo sono fatto con l'autista. E comunque, per chiudere il video, volevo solamente aggiungere che è stata ancora una bellissima esperienza. E a Telese, un po' nascosto, un po' difficile da arrivare, però ne è valsa tutta la pena. Giudicate voi, voglio sapere nei commenti la vostra opinione su questo ristorante, che sono super curioso. E niente, spero di avervi fatto scoprire un nuovo ristorante stellato questa volta, 2 stelle Michelin. Noi per questa sera ci vediamo prossimamente con un ristorante a 3 stelle Michelin. Perciò si fa robetta più seria, ancora più seria. E sono super curioso di vedere a che punto si arriverà. Ora vado verso Napoli e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.